Ecco uno dei 4.000 milanesi che ogni giorno utilizzano le bici del servizio di ATM BikeMe. Ad un anno dal lancio del bike sharing a Milano, i 12.000 iscritti sembrano soddisfatti. Direi che è una delle iniziative più buone di Milano. Come ti trovi? Bene. Bene, a parte un paio di volte che si è inceppato il meccanismo, mi diceva che avevo già la bicicletta, in realtà non era vero, però andava bene. Nel 2007 il comune aveva previsto di allungare di 60 km le piste ciclabili in città. Due anni dopo, però, i lavori non sono nemmeno iniziati. Ma le strade come sono? Terribile. Diciamo che devi evitare le macchine, devi evitare le strisce del tram, devi evitare i motorini. Il servizio è bello, però le strade, a parte il centro, non permettono di... cioè non sono agevoli per il traffico in bicicletta. Ci vorrebbero le piste ciclabili, ma è evidente. È un po' pericoloso. Ma le autorità di Sesto San Giovanni cosa ne pensano? Ci colleghiamo con Goffredo D'Onofrio in compagnia del sindaco Oldrini. Goffredo? Sì, grazie Simona. Siamo qui con il sindaco di Sesto San Giovanni, Giorgio Oldrini, e gli chiediamo subito, a bomba, sindaco, abbiamo appena visto il servizio, una Sesto San Giovanni apparentemente deserta, che cosa può fare il comune per rendere questa zona più ricettiva? Innanzitutto terminare il piano di urbanizzazione di questa zona, che per varie ragioni è rimasto incompiuto ancora e che stiamo in questo periodo proprio con la Regione cercando di portare a termine. E quindi con l'inserimento di abitazioni, di altri uffici e di un'altra parte dell'università. Ecco, a proposito di università, ultimamente ci sono state delle polemiche per quanto riguarda la nuova gestione della questione dei parcheggi a pagamento. Ci sono molte strisce blu, soprattutto in Viale Marelli. Come mai un provvedimento del genere che di fatto penalizza i pendolari? Beh, innanzitutto le strisce blu le ha fatte Milano e le ha fatte senza avvisare noi, come spesso succede purtroppo. E quindi noi ci siamo trovati ad essere il parcheggio di Milano e questo non è ovviamente accettabile. Abbiamo chiesto a Milano di ricontrattare tutto il sistema, come del resto altri sistemi, perché Milano decide di cacciare i rom nelle nostre zone, decide di mettere le funzioni meno nobili da noi. Il discorso che noi facciamo con Milano, noi non solo se stesi, è che la logica non può essere il carcere a Bollate, il depuratore a Sesto, il depuratore delle acque a Opera e la via della moda a Milano. Questo è un penalizzare i nostri comuni, ma anche Milano, che non capisce che ormai la città è troppo più grande del Dazio. Ecco, a proposito di Rom, insomma, abbiamo appena sentito una posizione un po' diversa da quella di Milano. Un suo collega a Pioltello, Antonello Concas, è stato in prima linea per lo sgombero di alcuni campi nomadi. Sesto San Giovanni, da questo punto di vista, come si pone? Noi insieme ovviamente alle forze dell'ordine, abbiamo fatto alcuni sgomberi. Io credo che c'è un problema duplice. Noi siamo una città che investe molto sia in risorse umane che in risorse sul tema della solidarietà. Questo è possibile solo se c'è un rispetto della legalità molto forte. Una cosa va con l'altra, altrimenti non si reggono né l'una né l'altra. E con Milano e con la Regione abbiamo detto da tempo che siccome quello dei Rom è un problema vero, occorre una programmazione regionale, in modo che ci si dividano i compiti, le responsabilità e le risorse. Ecco, un altro problema vero qui a Sesto sembra essere quello della moschea. Secondo lei questo centro di preghiera andrebbe spostato? Se sì, dove? Quali sono le vostre posizioni? La mia posizione è che non sono un credente e che ogni persona ha diritto di pregare. È un diritto inalienabile e quindi anche chi è musulmano ha diritto di farlo. Lo deve fare rispettando le regole, fino adesso qui la nostra comunità musulmana lo ha sempre fatto. La zona che loro hanno acquistato pagandola a caro prezzo da un italiano è una zona che secondo noi dal punto di vista urbanistico non è la più adatta. Abbiamo cercato per un paio d'anni di trovare insieme a loro un'altra soluzione e fino adesso non è stato possibile. Non disperiamo di trovarla, sarebbe meglio che fosse da un'altra parte. Ma se un'altra parte non c'è, il diritto di pregare è che lì ci sia un centro islamico. Benissimo Simona, qui abbiamo finito, a te. Grazie Goffredo e grazie Sindaco Oldrini.